Allora, buongiorno e benvenuto a tutti. Io sono come al solito il dottor Max, oggi è sabato e parliamo di oro, no? Delle cose relative a sempre moneta e finanza, eccetera. Ricordo proprio in relazione a questo che ho deciso di mantenere il canale ovviamente di YouTube per gli interventi sull'oro e appunto sulla moneta, sulla finanza, tutto quello che ruota intorno a questo, diciamo, questo mondo sarà caricato su, come al solito, su YouTube. L'altro, tutto il resto, invece sarà caricato su Rumble, piattaforma che io conosco un po' così, mi è stata anche raccomandata, però io sono un pochino arrabbiato adesso perché ho cominciato a caricare gli ultimi interventi e quando vado a vedere le visualizzazioni, apparentemente molte delle visualizzazioni sono addirittura tutti 0, 0, 0, 0, 0 in tutti i video, eccetto quelli due che per errore ho salvato con monetizzazione. Io poi sotto nella didascalia ricordo che non c'è nessuna monetizzazione e Rumble non mi permette di ritornare al livello inferiore come tutti gli altri. E quindi quando poi si va a vedere questi due video, su questi due video invece ho delle visualizzazioni. A me queste sono cose che mi mandano in bestia perché no, ovviamente non sono reali. Quando poi vado invece a controllare all'interno della piattaforma, diciamo così, del mio canale le visualizzazioni, allora lì me le fa vedere. Però così allo schermo quando si apre non si vede niente. Per accedere al mio canale di molto semplice, MM Guerrieri, tutto stampatello, e mi trovate subito. Però non state dietro appunto a queste cose qui, perché purtroppo la tecnologia funziona un po' come vogliono loro. Insomma, detto questo, io oggi ho preparato, vi leggo due cose scritte. Una nel 2004, e ringrazio Diego di avermi parlato, passato questo articolo in inglese che poi siamo riusciti a tradurre in italiano, e un altro del 2022 che però è circolato, per qualche ragione è stato ripostato in rete recentemente, me l'hanno mandato 2 o 3 mesi fa. Va bene? Allora io inizio la lettura di questo che è praticamente un articolo di un giornalista, no? Scritto nel 16 aprile del 2004, che è stato pubblicato sulla rivista FD. Allora, questo non si riesce a capire chi l'ha scritto, però intanto vi leggo un giornalista. E nel 2004 questo giornalista scriveva, il titolo è Vai vai oro. Sottotitolo è L'inutilità di detenere lingotti continua a farsi strada. La barbara reliquia, come la chiamava Keynes, si sta sgretolando. Quando anche il venerabile Rothschild, N.M. Rothschild, ha abbandonato il mercato dell'oro e la Banca di Francia, parentesi, queste sono due bugie, figurati se hanno abbandonato l'oro, lo controllano ancora oggi nella City di Londra. Questo per dirvi già la malafede si capisce, o l'ignoranza o la malafede di questo giornalista, alla seconda riga. Continuo. Uno dei più testardi dei Goldbugs, ufficialmente vorrebbe dire coloro che sperano che il prezzo dell'oro aumenterà sempre, continuamente, sta ripensando alle sue riserve di lingotti. La fine dell'oro come investimento è arrivata. La feticizzazione dell'uscente materiale giallo, decenni dopo che ha cessato di essere utilizzato come ancoraggio al sistema monetario internazionale, parentesi, qui si riferisce naturalmente alla cessione nel 71 del gold standard, chiusa parentesi, è un'anomalia persistente nei mercati finanziari moderni, come se l'anomalia fosse questa. L'anomalia è esattamente l'opposto, aver abbandonato il gold standard. Continuiamo. Forse l'ultimo servizio di Rothschild al mercato dei lingotti potrebbe essere quello di tenere un pezzo d'oro vivo in mostra dietro un vetro, come ricordo di un'epoca passata, come gli ex minatori di carbone
che ora si guadagnano da vivere facendo visite gratuite alle miniere chiuse. L'unico vantaggio dell'oro come attività di riserva è che, a differenza delle attività basate sulla moneta fiat, i governi non possono inflazionarlo. Ma in un'era di bassa inflazione, e dato che le banche centrali indipendenti che mirano all'inflazione sono la norma in tutto il mondo industrializzato, tale rischio è diminuito notevolmente. Infatti, sia per gli investitori privati che per quelli ufficiali, l'oro è ormai un asset piuttosto rischioso, con un rendimento nullo o basso. Ricordo che siamo nel 2004. Il valore intrinseco dell'oro determinato dal suo utilizzo in vari processi industriali è ben inferiore al suo prezzo di mercato. L'oro non cresce, pertanto il suo valore come asset per ciascun investitore dipende dal fatto che anche altri investitori lo detengano come asset di investimento. Una bugia dietro all'altra. Continuiamo. Il prezzo dell'oro dipende praticamente da se stesso. Per gli investitori privati, detenere oro su questa base è la loro sciocchezza, è una sciocchezza. Per le banche centrali e i governi, detenerlo come attività di riserva è un tradimento nei confronti del pubblico per il quale agiscono. Nonostante le recenti vendite, i governi e le banche centrali detengono ancora circa un quinto dei lingotti mondiali. Le loro grandi riserve rispetto alle dimensioni del mercato di per sé rendono loro praticamente inefficaci come attività di riserva. L'oro stesso di vendita ufficiale di lingotti su larga scala per raccogliere liquidità ne farà scendere di per sé il prezzo. Questo pericolo è stato ampiamente dimostrato dalla sgradevole perseveranza del Regno Unito nel vendere parte delle sue riserve auree, annunciate nel 1999 in modo ragionevolmente aperto e trasparente. Le vendite hanno provocato un tale calo di prezzo globale dell'oro che un gruppo di banche centrali ha firmato un accordo che limitava tale vendite. Naturalmente non fa nessun tipo di riferimento, menzione alla legge, alla disposizione, niente. Dice una cosa così. Questo è stato recentemente sostituito da un nuovo accordo che prevede vendite ufficiali limitate. Data l'inutilità di detenere oro, la velocità della sua svendita ufficiale non ha molta importanza, a meno che l'immissione dell'oro nel mercato poco a poco non massimalizzi in qualche modo il ritorno per le casse pubbliche, limitando l'impatto del prezzo. Ciò implicherebbe una certa irrazionalità da parte del mercato, ma detenere oro è in primo luogo irrazionale. Forse le banche centrali hanno ragione ad agire lentamente. Qualunque sia la velocità, la direzione è chiara: l'oro sta scomparendo come investimento e risorsa di riserva. Tre applausi, in modo un'espressione americana, per dire. Tre applausi per questo fenomeno. Avete sentito, no? Quello che ha avuto il coraggio di scrivere questo signore nel 2004. Ricordo che dal 2000 al 2024, quindi, o se volete, da quando questo signore ha scritto queste cose, perché siamo nel 2004 e adesso siamo nel 2024, 2024, quindi sono già passati 20 anni. Nei 20 anni l'oro ha praticamente fatto 5 volte. Andiamo al secondo, all'articolo seguente. L'articolo seguente è stato scritto da un signore che si chiama, lo dico subito, eccolo qua, si chiama Giacomo Calè o Calef, non so come si pronuncia, che è un manager della NS Partner, che se va a visitare il sito risulta la più grande azienda di investimenti in Europa. Io non l'ho mai sentita dire. E questo è un articolo di quello che ho detto del 22 e si intitola "Ecco perché l'oro non ha protetto dall'inflazione". Sentite questo cosa dice. L'oro tipicamente viene acquistato dagli investitori soprattutto nei momenti di forte instabilità del mercato e per questo viene definito un bene rifugio, ovvero un bene il cui valore intrinseco tende a non diminuire con l'incremento generale dei prezzi, ossia con l'inflazione. Questi ultimi mesi, però, il rialzo deciso dell'inflazione non è stato seguito da un contestuale aumento delle quotazioni dell'oro. Esse in realtà sono scese in linea con l'andamento dei mercati. E questa è un'altra bugia. Uno che non lo legge, non va a controllare il trend e pensa che sia vero. Ma perché questo?
Il metallo giallo non dovrebbe apprezzarsi con l'inflazione. È bene ricordarti però che l'oro dipende anche dal livello dei tassi di interesse reali. Ovviamente, se essi aumentano, gli operatori preferiranno investire in titoli di Stato o altri asset collegati a tassi di interesse piuttosto che comprare oro. L'oro è infatti un asset che non produce rendimenti, come invece, ad esempio, le obbligazioni. Per tale motivo, il costo opportunità di detenere il metallo giallo aumenta con l'aumentare dei tassi di interesse. Se i tassi reali sono positivi, il costo opportunità di tenere oro sale e gli investitori lo scaricano, tra virgolette. La discesa dell'oro negli ultimi mesi è quindi dovuta al rialzo dei rendimenti reali negli USA. La politica monetaria restrittiva messa in atto dalla Fed per combattere l'inflazione ha spinto al rialzo i rendimenti reali, facendo deprezzare le quotazioni del metallo prezioso. Risulta interessante notare, a prova di quanto detto sopra, che l'oro si è apprezzato nelle ultime 2 settimane. Prima dice si è deprezzato, adesso si è apprezzato. Ciò che è stato in gran parte dovuto anche ad una possibile riduzione dei tassi da parte della Fed tra il 2023 e il 2024. Ora qui c'è questo problema delle date, mi sorge il sospetto che questo articolo sia invece recente, non nel 2022 come risulterebbe. Lasciamolo tutto così. Visti i risultati soddisfacenti dell'inflazione americana ad ottobre, in conclusione, l'oro quindi non protegge dall'inflazione, a prescindere dallo scenario macroeconomico. Acquistare oro solo come mera protezione dall'inflazione senza comprendere l'effettivo andamento potrebbe essere controproducente per l'investitore a lungo periodo. Infatti, se l'inflazione non dovesse scendere in modo rilevante nel breve periodo come atteso, i tassi reali potrebbero rimanere elevati e di conseguenza il metallo giallo potrebbe non essere un valido asset da tenere nel portafoglio. Quindi c'è scritto orario della pubblicazione 28/11/2022 alle 10:49. Io non lo so cosa sia successo in questo articolo, sia che sia stato scritto nel 2020, nel 22, o sia stato scritto magari ai primi mesi del 2024, cambia poco, perché comunque sia, come vi ho appena detto precedentemente, non c'è stata nessuna azione, diciamo così, che può essere paragonata all'oro come investimento, no? Facendo un parallelo, ho preso quello della Coca-Cola perché è un prodotto tradizionale, diciamo così. Non si può prendere un prodotto tecnologico perché bisogna paragonare mele con mele e pere con pere, no? Se si fa un paragone tra la mela e la pera, naturalmente non torna niente. Ecco, come ho detto. In qualunque momento sia stato scritto questo articolo, questo signore dovrebbe scriverne un altro, scusarsi per le stupidaggini che ha scritto in questo e correggere la direzione riconoscendo i numeri, che i numeri sono quelli che vi ho detto prima. I numeri sono che negli ultimi 20 anni, comunque si legga questa cosa qui, negli ultimi 20 anni la Coca-Cola è cresciuta del 2,2 volte, 2 volte punto 2. E l'oro è cresciuto quasi 5 volte con rischio zero. Ricordo che una delle componenti principali quando si deve fare un investimento è quello di calcolare il rischio. Tant'è ci sono azioni a basso rischio, azioni a medio rischio e azioni ad alto rischio. No, quando vai a fare un investimento, un consulente finanziario di esperienza e di buon senso ti fa comprare delle azioni un pochino miste in maniera tale che, come si dice, diversifichi in maniera saggia. Non ti può presentare l'oro, l'investimento sull'oro, per la semplice ragione che loro non ce l'hanno in portafoglio. Perché l'oro, vede l'oro, per loro è come vedere Satana. Loro non lo possono nemmeno menzionare. Capito? Ecco, e quindi ti devono vendere ovviamente i prodotti delle banche, e questo è comprensibile, però mi dà noia quando questi giornalisti, che evidentemente sono pagati per scrivere queste stupidaggini, ci confondono. Ecco, vi ho dato 2 esempi, ma ce ne sono tanti di esempi. Questo è sul filone, questi 2 articoli sono sul filone di un libro, il famoso libro di Ferdinand Lips, che io ho utilizzato
insomma, fare la mia sintesi sulla storia dell'oro, no? Ho scritto tutto il libro, ho fatto delle sintesi in cui lui però menziona bene bene questa cosa, dice che dalla creazione della Federal Reserve si è creato questo movimento in cui ovviamente le banche, la Federal Reserve, quindi tutti coloro che controllano la Federal Reserve, avevano interesse a venderci dollari, no? Poi sono riusciti con una magia a sostituire l'oro nei depositi delle varie banche centrali e delle nazioni con il dollaro. Con i dollari. Questa è stata più che una magia, è stata una grande truffa, però chiamiamola magia, perché è stata una cosa talmente facile da fare in un certo senso, talmente enorme, ma fatta in una maniera talmente facile, è bastata che Nixon l'abbia annunciata e tutti bene o male l'hanno dovuta fare. È così che funziona la democrazia. Bene, io mi fermerei qui per il momento chiedendovi, buongiorno Cristina, avete per caso, ciao Erika, avete per caso domande su quello che ho appena letto, commenti? Beh, benissimo. Allora, dunque, oggi dobbiamo in un certo senso, intanto come vedete il dottor Marca non c'è, si scusa ma ha avuto problemi familiari oggi e facciamo noi. Dunque, ovviamente dobbiamo fare anche il punto della situazione sui nuovi prodotti di Auvesta. Ormai tutto è abbastanza chiaro. Questo sistema che io ho chiamato di o si può chiamare switch di valorizzazione, però siccome io sono italiano e quando posso uso parole italiane, io l'ho chiamato valorizzazione dell'oro, che in un certo senso può essere anche valorizzazione dell'argento. Per accedere a questo software, cioè a questo sistema di valorizzazione che alla fine dell'anno, secondo le proiezioni che hanno fatto loro in 33 mesi, è curioso che abbiano scelto proprio il 33 mesi. Comunque, in 33 mesi ha reso circa il 25% netto all'anno, senza rischi. Ricordatevi bene che si parla di un'operazione che non presenta nessun rischio, se non il premio per accedere allo sviluppo del software. Ma per quale ragione un'azienda dovrebbe darti un software che magari gli è costato un sacco di soldi o gli costa un sacco di soldi di noleggio? No, dovrebbe dartelo gratuitamente, non lo può fare nessuno. Quindi naturalmente devono chiedere una certa fee per poterlo utilizzare. Va bene? Ho già spiegato che secondo me è successo che gliel'hanno proposta questa cosa qui ad Ovest. E ad Ovest devo dire con una grande sorpresa. Perché sapete, in questo mercato sono tutte aziende molto conservatorie, conservatrici, no? Quindi rarissimamente fanno operazioni così innovative. L'hanno fatto perché hanno una grande esperienza, evidentemente, nel settore dell'oro. La ratio 1,80 tra oro e argento è risaputa, eh? Ricordo che in passato la ratio è stata anche 1 a 1 e anche 1 a 15 tante volte, a seconda delle situazioni. È sempre il rapporto, no, di prezzo fra oro e argento, parlo di quello. E hanno deciso di investirci, ma l'hanno fatto addirittura prima del 2001, perché hanno iniziato i test nel gennaio del 2001 e vuol dire che ne parlano almeno da 4 anni di questa cosa. Quindi non si può pensare che Ovestia sia saltata su questo carro appena sia passato. E questo, secondo quello che è il mio modo di lavorare, e come vedo le cose io, è proprio quello che si deve fare, no? Cioè testare bene 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 un prodotto, un servizio, un software prima di metterlo a disposizione del mercato e di chi lo vuole utilizzare. Quindi come concetto va benissimo, funziona. Io sono stato subito anche molto positivo, no? Quando ho visto la presentazione. Naturalmente ci devo capire un po' di più. Bisogna guardarci anche un po' dentro la scatola, no? Ecco, a scatola chiusa si compra solo a rigoni, no, Erika? Ecco, lo ricordate questo slogan? È molto bellino, fra l'altro. E quindi abbiamo preso un po' di tempo per ragionarci, però non c'è più ombra, ormai ombra di dubbio, che
Abbiamo delle taglie che partono dalla S, M, X e XL. Va bene? Allora, queste taglie qua, le prime due possiamo dire sono quasi quasi dei piani di accumulo, i piani di accumulo che avevamo prima, no? Quando si parlava dei piani di accumulo che erano tre, small business, scusate, smart, smart, premium e business, cioè business e premium, e vanno bene così. Questi, chi ha sottoscritto per questi programmi, deve finirli, non può, perché soprattutto la premium deve recuperare l'aggio e lo finisce nel momento in cui finisce tutto il programma, cioè paga, mi sembra, sia 40-45 mila euro. Dopodiché può passare alle taglie successive. Mentre chi ha sottoscritto per la small, ha pagato 750 di aggio. Se vuole, può passare direttamente alla L, alla XL, tanto non è che ci sia un grosso prezzo. No, finisce anche quello. Il discorso, stesso discorso per tutti, praticamente i piani di accumulo. Una volta finiti quelli, può accedere agli altri. Siccome ho menzionato la smart, perché? Perché con la smart, uno inizia la smart e perde praticamente i 750, mi sembra che si paga, perché è proprio un aggio iniziale per iniziare, insomma, a lavorare, a cominciare a comprare oro, va bene? Quindi, in un certo senso, se uno non è tanto interessato, l'ha fatto un po' di tempo fa, suggerirei di fare subito la L o la XL, no, è mal di poco. E va bene, di questo ovviamente le cose tecniche dovete parlare con il dottor Marco. Poi c'è questa media, quel cosiddetto, questa M, no? Chiamiamola così, che è insomma un'altra piccola, in un certo senso si può comprare, si può fare, c'è un 1% di sconto, ci sono 600 euro da pagare come aggio, va bene lo stesso, però soprattutto la maggior parte dei nostri amici, chi mi segue, ha fatto la Royal Class, quella che si chiamava Royal Class. E lì funzionava in maniera diversa, poteva iniziare da circa 20-25 mila euro, no? E non pagava a premio, non pagava niente, iniziava subito ovviamente a depositare soldi. Quindi partiamo da 25 mila. Ecco, in questo caso la L sarebbe proprio quello, il primo passettino per coloro che lo vogliono fare con cautela. Benissimo. Quindi, chi ha investito oltre 25, qua il limite è 27, quindi qui magari chi ha fatto proprio 25-25 c'è da mettercene altri due per arrivare ai 27 richiesti minimi per accedere alla L12. I 12 corrispondono ai 1200 euro che bisogna pagare, va bene, per l'utilizzo del software, più altri 200 che l'azienda chiede, quindi mi sembra che ci sia da pagare 1400 euro per farlo. Va bene? Per la XL, quindi XL24, sono 2400 euro per l'utilizzo del software, che in questo caso lavora non soltanto una volta al giorno come la L, ma due volte, e soprattutto lavora in automatico oltre questa cifra. Beh, il limite in questo caso è 50.000 euro, quindi per tutti coloro che hanno comprato oltre 50.000 euro la XL è perfetta. Però, ripeto, se uno vuole fare le cose in maniera un pochino più, diciamo, per capire un pochino meglio come funziona questo switch, ecco, di valorizzazione, può anche passare alla L e poi fare il passaggio successivo. Allora, la raccomandazione che io ho capito, no? E che vi dico è questa. Questo, allora, è un software che loro hanno sviluppato, come abbiamo visto, in più di quasi 3 anni di sviluppo. E lavora in automatico. Secondo me è inutile stare a pensare di utilizzarlo in manuale, perché in manuale si fa solo confusione. In manuale lo possono utilizzare, per esempio, coloro che hanno una L, che l'hanno aperta, ma che non hanno ancora 27.000 euro di deposito, allora scatta il switch automatico. Ecco, loro sì, lo possono fare, perché non, il sistema ovviamente non avendo ancora
acquisito 27.000 euro, non gli funziona ancora il software. Lo posso fare in manuale per vedere quello che funziona, eccetera. Però io non lo suggerisco. Io suggerisco di prenderci tempo e arrivare sino alla fine dell'anno. Siamo praticamente quasi a metà anno, no? Siamo alla fine, il primo quadrimestre è quasi finito. Di sperimentarla almeno per la fine dell'anno, così abbiamo tutte le idee più chiare. E il prossimo anno decidiamo quello che si deve fare per il prossimo anno. L'unica cosa che eventualmente potete fare, in questo caso anche noi è molto importante per chi lo vuole fare, perché è interessante vedere la differenza a fine anno tra coloro che hanno deciso di fare la valorizzazione puntando sull'oro e coloro invece che decidono di farlo puntando sull'argento. Perché ricordiamoci che oltre 20.000 si può fare o l'uno o l'altro, non ci sono problemi, è la stessa cosa. Per esempio, siccome dicono che l'argento è sotto prezzo, una cosa e quell'altra, bisogna stare sempre attenti a queste voci, e nel frattempo l'oro effettivamente ha fatto un bel balzo, un bel balzo, parentesi, ricordo che io sono stato forse l'unico in Italia che vi ha detto queste cose 3 anni fa, E avevo previsto oltre 70, è andato a 77, salì da 76 a 75, 76. Spero che si stabilizzi su quello lì. Ma se succede una catastrofe, mi prendo un altro rischio. No, non sarei sorpreso, non è un rischio come previsione, ma vi dico questo: non sarei sorpreso se andasse oltre 100.000. Vi parlo sempre di dollari, un po' di meno, ma grosso modo, Davide. E questo è normale, secondo me sarebbe normale che in una crisi poi totale, guerra, avete visto, no? La guerra è già iniziata in Ucraina, sappiamo, sta continuando, come da copione, la terza guerra mondiale si svilupperà, come sta accadendo purtroppo sotto i nostri occhi, nel Medio Oriente. I soggetti li sappiamo. Sono già scritti, erano già scritti 3 anni fa nella trilogia, nelle conclusioni, quindi queste cose sono cose che circolano in rete ormai da anni e anni. Se c'era la Clinton, l'Iran era già stato bruciato 10 anni fa, quando è successo che poi hanno eletto Trump, ricordate? Ecco, quindi dicevo, potete eventualmente considerare la possibilità di investire su argento perché sembra che l'argento dovrebbe recuperare un attimino, no? Ora se va su rispetto all'oro, però a me sembra un po' un discorso di lana caprina perché il software è stato sviluppato con un concetto diverso, cioè è stato sviluppato in relazione ai trend storici del cambio oro-argento, argento-oro. Quindi è soltanto per quello che posso aver capito io dal punto di vista concettuale il prezzo, un parametro molto così. Quello che conta è che alla fine dell'anno ci sia almeno un 10-12% così che viene fuori, senza nessun tipo di speculazione di trading, di borsa, perché qui in tutta questa cosa, se io l'ho sposata al 100%, sarebbe questo quasi il terzo matrimonio per me, e quindi devo stare molto attenta a quello che faccio, è perché è completamente scollegata alla borsa, no? Questo vorrei che fosse chiaro, qui speculazione di borsa e sono completamente scollegate. Questa qui è una cosa che probabilmente si sono messi a punto in certe istanze. Hanno visto che funziona e noi abbiamo avuto il culo, la fortuna, è che l'hanno proposta a Ovest, perché Ovest a livello diciamo europeo è sicuramente una delle aziende più importanti. Ci sono aziende importanti anche in Italia, ma solo in Italia, poi ce n'è solo una, che non ha però valenza in Europa. In Inghilterra, secondo me, non l'hanno proposta. Probabilmente perché sono anche tedeschi chi l'ha sviluppato, ma non l'hanno proposta perché col fatto che l'Inghilterra è uscita dall'Europa, non sarebbe questo concetto, poi rischiava di creare problemi ai consumatori europei. E quindi per andare sul sicuro hanno dovuto selezionare probabilmente l'azienda migliore come distribuzione sul territorio europeo, che è questa. Noi abbiamo capito che Aquesta è la numero uno in Europa, no?
dovremmo averla capita a questo punto. Io non voglio arrivare a usare, lo sapete, mi conoscete, sono sempre molto conservativo perché detesto questi titoloni ad otto colonne che vi presentano poi delle cose di cui magari ho parlato 10 anni fa, nei miei interventi. Quindi dovete anche capire un po' da dove vengo io. È chiaro che mi danno noia perché non sono veri, non sono tempestivi, perché sono tante volte fatte anche in malafede e mi danno noia. Però è abbastanza chiaro questa cosa. Bene. Bene, la volta scorsa ho anche ricordato ed ho precisato, se vi andate a vedere le immagini, sarebbe bene sempre seguire le immagini, no? Quando vi spiego queste cose, listino prezzi, ve l'ho caricato, ve l'ho mandato, se andate sui canali, poi ho messo tutte le immagini, trovate tutto. Sui canali, perché è sempre molto importante vedere, ascoltare e vedere, perché la memoria visiva conta e conta moltissimo. Io ho precisato che anche per me, vedete, si imparano tutti i giorni cose nuove. Ho capito che il prezzo, perché Walter anche ce l'aveva spiegata queste cose, però non avevo capito bene. Esiste un prezzo che non è il prezzo del fixing di Londra. Il fixing di Londra è il prezzo al quale le aziende, il prezzo all'ingrosso al quale le aziende del settore, cioè i grossisti, comprano l'oro. È come se fosse quasi il prezzo alla miniera, io ho spiegato, perché in effetti il margine tra il fixing di Londra, il prezzo ufficiale di Londra, di listino cosiddetto, e il prezzo che fanno qui alla banca, se vai in Tanzania, non c'è tanta differenza. Il grosso modo è lo stesso prezzo, c'è cioè proprio massimo, massimo un 4%, che è lo sconto col quale le miniere vanno a vendere, per esempio, a Dubai. Ogni volta che uno che c'è una miniera, ecco, prende l'oro e lo porta a Dubai, fa il 4% su quello che vende. Una cosa ridicola per certi aspetti, no? Per tutto il rischio e il lavoro che c'è di dietro. Va bene? Se lo viene a vendere in Europa, c'ha il 2%. Adesso vi dico una cosa curiosa che è successo, se me la ricordo quando finisco tutto il discorso. Non me la ricordate voi, va bene? 2%, quindi praticamente quasi niente. Però per la miniera questo va bene perché il 2% alla fine dell'anno si fa un certo tipo di lavoro, sono tanti soldi. Bene, questo prezzo qui del fixing è il prezzo al quale il Banco Metalli compra. Ma chiaro, il Banco Metalli ci deve fare i soldi. Non può fare una politica per cui non fa soldi, quindi c'è uno spread che è quello che in questo, nel nostro, anche nel nostro caso, che Ovest ovviamente deve fare pagare quando vi apre il conto o vi fa un certo tipo di operazione, perché è chiaro, tutti lavorano nella stessa maniera, un po' più, un po' meno. Tutti la questione, non è che ci siano grosse differenze tra un'azienda e l'altra, ci sono. Quello che cambia è il marketing, siccome io, un po' questo è il mio lavoro, ve lo spiego, cioè è il marketing che l'azienda vi propone, perché per esempio a Ovest fa un tipo di marketing alla tedesca, quindi si dice paghi tot, ti costa tot ed è così, punto. Ci sono altre aziende invece che lo fanno un po' più furbo, ti fanno uno spread inferiore, però ogni volta che te chiedi qualcosa, che devi parlare con qualcuno, che devi fare una variazione, c'è da pagare. Quindi nello spread c'è anche il lavoro nostro, che non è un lavoro da poco. Posso dirvi anche il mio, di continua ricerca e di approfondimento, è quello poi di Walter Tecnico, che cioè, è un lavoro grosso, perché nessuna altra azienda vi fa, credo di aver capito io, un lavoro come consulenti. Cioè io tutto quello che vi propongo da questa ve lo filtro io e vi dico le cose positive, magari, e quelle po poche, magari meno positive, sulla quale abbiamo dovuto lavorare con Avesta per correggerle nel corso degli anni. Poi, siccome nessuno ci vuole mettere la faccia, ce la devo mettere soltanto io, sono io poi a rompiscatole. Ma a me mi va bene. A me mi va bene perché io so che magari non mi chiama nessuno, però hanno una certa considerazione. È chiaro, perché sono partito da zero lavorando in New York, mi sono spostato in Tanzania e mi hanno invitato e sono arrivato sesto in Europa, che poi sarebbe nel mondo, quindi vuol dire che un certo lavoro, e mi hanno trattato non bene, molto bene, quindi niente da dire, però è chiaro che magari lì per lì, questo qui in italiano, ma che vuole, che contesta questo, contesta quest'altro,
E io rompo sempre le scatole perché quando c'è una cosa che dal punto di vista del marketing strategico non va bene, io rompo le scatole perché deve essere assolutamente chiarita e corretta. Bene, quindi dicevo, non lamentiamoci di questo spread perché purtroppo fa parte. È come pretendere che un negozio all'ingrosso di prodotti di abbigliamento vendesse senza margine alla proprietaria del negozietto, quindi che c'è un negozio al dettaglio, e non lo può fare. Ovviamente ci deve ricavare. Io ci sono stato nel settore per tanti anni, perché la mia famiglia è sempre stata da tanti anni nel settore dell'abbigliamento per bambini. Andavo in giro con mio papà e mia mamma, e mia mamma, quando si faceva il calcolo dei prezzi, tante volte ricaricava il 18, tante volte il 20, tante volte il 30, a seconda dell'azienda. 30 è già un bel margine per un'attività, diciamo, all'ingrosso come l'avevamo noi. Noi avevamo produzione, ma poi appunto si contattava il negozio all'ingrosso che rivendeva al negozio al dettaglio, che rivendeva al consumatore finale. Quindi, per darvi un'idea, un cappellino che a noi costava, faccio per farvi un esempio, all'epoca eravamo ancora alle lire, diciamo, non lo so, 5.000 lire, poi al negozio finale, cioè al consumatore finale, costava 12-15 mila lire, chiaro, no? Perché doveva passare forse un po' meno tutti questi passaggi qua, tanto per darvi delle idee, per darvi un parallelo. Ecco, più si vede il prezzo, dall'immagine del prezzo a confronto che vi ho caricato, e che comunque queste immagini le potete trovare, chi vuol documentarsi, se no me le chiede e le mando. C'è quindi un prezzo medio al mercato che in quel momento, cioè al 29 marzo del 2024, era 82,93 euro. La S, chi compra la S3, quindi c'è un aggio premio di 300 euro, è stato calato molto anche questa cosa qui, passa a 78,49 euro, e poi va giù, 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 77,71 per la M, 76,14 per la L o per la XL, per poi scendere a 73,78 per chi compra la XL completa, perché la XL ha due possibilità: di comprarla, di aprirla a 2.400, pagando 2.400 col 3% di sconto, ma c'è anche la possibilità, pagando 400 euro in più, di accedere al 6% di sconto. Queste qui sono tutte cose che ovviamente sono logiche, perché più compri, meno paghi. Ecco, mi fermerei un attimino qua. Mi avete sentito, vero? Perché il mio timore, come mercoledì ho avuto un altro problema di questo qui, non è dirvi le cose o preparare gli interventi, è sperare che la linea funzioni. Mercoledì ho fatto un intervento abbastanza interessante sulla Prima Guerra Mondiale, e la prima parte purtroppo dell'intervento si è capita poco. Quindi ogni tanto io parlo e poi mi dico: non si sente la voce. Bisogna, gli illuminati si stanno dando da fare, come vedete, e cercano di fare tutto il possibile per complicarci la vita, ma noi andiamo avanti, finché ce lo permettono. Andiamo avanti. Benissimo. Domande, commenti, tutto chiaro? Io sul listino prezzi. Dimmi, Enrico. Allora, praticamente c'è scritto durata del contratto, no? In basso c'è scritto durata del contratto nessuno, no? C'è scritto. Ma Sì. io quando, cioè, posso anche tenerlo 4-5 anni con lo stesso prezzo, cioè, o comunque 30, dopo 33 mesi si chiude. No, no, non si chiude, non si chiude assolutamente. Durata il contratto nessuno vuol dire che te in qualsiasi momento puoi chiamare Oveste e dici: guardi, io voglio uscire, voglio comprare tutto l'oro che ho comprato nel frattempo, e Oveste ti bonifica quello che ti deve bonificare. E questo ti ringrazio di questa domanda che mi hai fatto, perché è preciso un'altra cosa. Parlavo con un'altra amica che, se non erro, è collegata in questo momento, che faccio il nome, che mi spiegava che aveva fatto un contratto con una delle aziende che va per la maggiore, aveva aperto questo piano
di accumulo, gli avevano fatto pagare più di 3.000 euro, 3.000 euro per un piano d'accumulo che per farlo come Vesta, ora come ora, costa 300 euro. Va bene? E questi soldi praticamente non soltanto non li restituiscono, ma sono, ve lo dico io, vincolati. Sono vincolati perché questa qui non è una vera azienda, questa è un'azienda di assicurazioni prima. E non so nemmeno se l'oro c'è o se non c'è, io questo non ho capito. Mi dicono che ci sia, benissimo. Poi lo stoccano in Italia quando sappiamo tutte le problematiche che questo comporta. Ma a parte questo discorso, dovete stare attenti perché tante volte queste aziende vi vincolano i soldi fino alla fine dell'anno. Non vi dicono niente. Quando è arrivata la fine dell'anno c'è un'altra azienda, non vi dico il nome perché mi rompe le scatole, che ti vincola i soldi alla fine dell'anno quando poi te vuoi uscire dal contratto, c'è una penale, mi ha detto questo signore, del 30%. Queste non sono aziende di oro, l'oro non c'è, sono aziende finanziarie. È chiaro che sono furbe perché nel momento in cui magari voi a scadenza vendete l'oro, loro vi mandano l'oro a casa, ma loro non c'è in deposito perché loro investono in huge fund che vendono e che danno interessi al mese. Infatti, alcune di loro vi danno anche degli interessi al mese, ma non esiste nel settore dell'oro una cosa così. Non è mai esistita. Queste sono aziende, anche se sono iscritte alla Banca d'Italia, truffa. Poi la Banca d'Italia non la controlli e le lascia andare finché non c'è il solito patatrac. Infatti, quando l'azienda, una delle poche azioni che ha fatto nel corso di questi anni banca, come si chiama? Il Tesoro, è andata a controllare, ha fatto un certo tipo di controllo. Per il cosiddetto stoccaggio conto terzi, cioè per quelle aziende che dicevano compri l'oro e poi me lo stocchi da me. Per fare stoccaggio ci vuole una autorizzazione particolare e io non ho ancora capito che se queste due aziende che vanno per la maggiore ce l'hanno o non ce l'hanno. Di fatto la legge dice che per poterlo fare solo le banche le possono fare e queste sono due aziende di trasporto specializzate di fatto in trasporto dell'oro, non in deposito dell'oro. Quindi tutti questi vincoli che ci sono dovete stare attenti. Le cose fondamentali sono che non ci sia vincolo nei soldi che pagate e che se fate un piano d'accumulo la fee che dovete pagare sia una fee congrua, perché se ti chiedono 3.000 euro subito di fee, si devono alzare le orecchie e accendere la lampadina e non fate assolutamente nulla. La seconda cosa, che in qualsiasi momento potete vendere il vostro oro. La terza cosa, che abbiano l'autorizzazione di stoccaggio se stoccano in Italia. Comunque io ho la soluzione per questo, perché io posso prendervi l'oro, vi dico come fare e lo portate in Svizzera. Se lo volete vendere, ho la soluzione per questo, perché lo prendete e la Z Metalli di Valenza ve lo ricompra con 3% di sconto, che è un'ottima vendita perché se andate da un compra oro non vi paga niente, perdete subito il 30-40% del potere di acquisto. Perché poi c'è anche questo problema qui, dove comprate l'oro, l'azienda del contratto vi deve garantire il riacquisto dell'oro, come fa sia Ovesta sia la Z Metalli. Poi c'è tutto il discorso dell'FF, di cui non posso parlare, lo sapete, però ho tutte le informazioni che secondo la legge internazionale di questa cosa qui, avete la garanzia che il vostro, vedete quanti aspetti, non ve lo tocca nessuno, vedete quante cose c'è da capire, da studiare? Purtroppo la maggior parte delle persone si fida, non approfondisce assolutamente nulla e poi purtroppo rimane fregato. Prego, Erika, vai pure avanti con quello che Sì, dicevi. esatto, perché ho ancora dei dubbi. Praticamente, questi 1000, per esempio, scelgo la L. Questi 1200 euro li pago subito entrando col primo switch o su vari mesi? Perché non riesco, francamente, non riesco a capire. È un po' ostico questo listino, scusa. Allora, li devi pagare subito, che poi sono 1.400,
a dire la verità, 1400, e Conto scrivere. li fanno recuperare, come vedi c'è scritto, nei 24 mesi successivi. Capito? Scritto qui, ripartito su 24, bonus massimo di metalli preziosi 1200 euro, ripartito su 24. Sotto, come vedi, c'è scritto bonus mensile 50 euro. Se te moltiplichi 50 per 24, ti fa 1200. Capito? Te li fa recuperare. Però vuole ovviamente che tu rimanga almeno per 2 anni. Capito? Praticamente la spesa è 1400 meno 1200, 200 euro praticamente, l'acconto meno il premio. Sì, praticamente così, sì. E nella XL funziona esattamente alla stessa maniera e anziché 200 sono 400. Capito? E qui non so come mai qui non hanno scritto i 200 sulla L, però siccome l'ho fatta io, quando sono andato a pagare, Walter mi ha detto che sono 1400. Quindi ve l'ho preciso io, mi scuso, però purtroppo qui hanno scritto così. Però ve lo dico io, eh. Praticamente, riassumendo, È scritto sotto, scusami Erika. sì. Comunque c'è scritto, se te leggi, a conto sotto, oh, sulla sinistra è scritta a conto, 350 devi pagare con la S3, se aprono S3, 700 con la M6, 1400, quindi in totale, vedi che c'è scritto, con la L12 e 2800 con la XL. Quindi la differenza è quello che ti prendono per farti l'upgrade, diciamo così. Sì, ecco, infatti riassumendo, cioè, diciamo adesso in maniera pratica, uno va sul suo sito, prima ha parlato con il signor Manca e decide su quanto deve mettere, perché da quanto ho capito poi si può mettere una certa percentuale, no? Si può decidere, cioè viene consigliato insomma di mettere una certa percentuale. Cosa vuoi dire? Si può mettere una certa percentuale? Grazie, scusa, questo intendevo. Allora, diciamo un esempio, facciamo un esempio mio. Io ho 50% d'oro, 50% d'oro, 20% platino, palladio e 10% d'argento, perché fece una cosa diversificata così. Ora sapete, il palladio ha perso molto, no? Quindi io non lo tocco. In teoria, ora ci devo parlare che combatte. In teoria, quello che dovrei fare è prendere il 20% di platino e il 10% di argento e comprarlo, portarlo, comprare oro e portarlo all'80%, perché non mi conviene vendere il palladio in questo momento, se voglio puntare sull'oro. Quindi la quota parte relativa all'80% sarà il switch. Capito? Ti funzionerà com'è. Oppure uno può farlo 100%, ci sono persone che hanno comprato solo oro, vabbè, va bene lo stesso. Devono toccare niente. Oppure persone che vogliono comprare o puntare sull'argento, cosa intelligente sicuramente in questo momento è vendere l'oro e comprare argento, tutto argento, perché come si è detto il trend sarebbe positivo. Credo di aver interpretato bene questa cosa qui, mi è stata confermata all'intervento di sabato da Walter Manca, dottor Manca, che ha parlato col direttore commerciale che gli ha confermato che è una cosa sicuramente interessante da fare. Poi se uno lo vuol fare lo fa, se non lo vuol fare non c'è problema, cioè non c'è assolutamente problema. Io magari posso decidere di tenere ancora il 20% di platino e lavorare soltanto col 50% d'oro, va bene lo stesso, capito? Non c'è nessun obbligo, c'è nessun obbligo. Te puoi investire la percentuale di oro che credi, può essere il 100%, può essere l'1%. Sì, ma io non parlavo della percentuale di oro. Adesso comunque mi hai risposto a un'altra domanda che avrei magari potuto fare. Interessante questo che uno può decidere di fare questo switch non su tutto quello che ha, ma su una parte. Io invece chiedevo, dopo permettere per fare azionare questo switch, no, quando uno si trova dentro al suo sito, dovrà sapere il rapporto che deve mettere, no, tra oro e argento, questo che mi dicevi, uno su No, 20, 80.
Allora, no, forse non mi sono spiegato bene, te lo ripeto. Io suggerisco di non toccare niente fino alla fine dell'anno. L'unica cosa che dovete fare è se investire, fare un switch su una valorizzazione dell'oro o dell'argento. Basta. Perché nel momento in cui non voi, meno che noi, non avete l'esperienza di capire le ratio, capito? Del momento, se poi andrà su, facciamo fare tutto in automatica al software. Il software tante volte ci semplificano anche la vita, no? Qualche Ma volta sì, ce la fanno. questo, no, no, questo avevo capito, ma io l'altro giorno sono andato nel sito e vedevo che c'era questa razza, allora devo far fare invece in automatico da Walter, cioè non è che si può fare da No, fa solo. tutto il software, non tocca niente, parte in Ah, automatico. ok, chiaro, chiaro, chiaro. Allora, Devi. altro, sì, Sì. allora altro chiarimento, praticamente quando chiedo a Walter devo pagare inizialmente questi 1.400 euro che poi mi torneranno 50 al mese per 24 mesi, questo capisco io. Corretto. E poi, oltre al bonus mensile, ci sarà anche quella percentuale in più fatta su questo lavoro di far lavorare l'oro con l'argento. È No, giusto? no, una volta che hai pagato quello lì non paghi niente, o meglio, lo paghi, ora ti spiego come, lo paghi perché sono, se si controlla bene, aumentati i costi di deposito dell'oro. Perché sono aumentati i costi di deposito? Per lì anch'io non capivo. E poi ci sono arrivato. Cioè, adesso c'è lo 0,08 sulla S, lo vedete, ci sono scritte, spese metallo per deposito. Lo 0,07, sempre più IVA per la M, poi 0,06, 0,05 per la XL, va bene? Perché sono aumentati? Beh, per una ragione molto semplice, perché loro devono aggiornare addirittura per la XL 2 volte al giorno la quantità di metallo che ti spetta. Per poi magari fare un conguaglio, immagino che sembra aver capito alla fine della settimana, capito? C'è un grosso lavoro proprio di gestione di questa cosa qui, perché poi sono tutti valori virtuali che loro devono trasferire in valori reali, capisci? È un enorme lavoro da fare. Io non so se ce l'hanno anche qui un software di gestione di questa cosa qui, perché diventa veramente complesso da fare. Perché noi comprando un pezzettino di un lingotto, e questo pezzettino varia, incrementa, praticamente incrementa giornalmente di un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino. Se vai a vedere la pressione che ho caricato da gennaio, no, del 2021 al settembre del 23, la grammatura è passata da 100 a 135. Quindi lo devono fare degli aggiustamenti, probabilmente, non lo so, mi dico una cosa, comunque quotidiani per l'intervento del software che poi li obbligano a tutto il lavoro materiale che ovviamente quando l'oro è in deposito non richiede, è lì e basta. Capito? Qui c'è un costo di gestione che è rimasto per quello che posso aver capito io lo stesso di prima, quindi 0,025 più un altro 0,025 che loro hanno spalmato sulle spese mensili di deposito, perché in effetti sono sempre spese per loro. Ma ecco, probabilmente te lo spiego io, sono dovute a questo lavoro ulteriore necessario. Che c'è, è indiscutibile, c'è. Loro l'hanno messo sotto la voce spese mensili di deposito, perché in effetti sono spese di gestione, spese. Non sono spese di deposito, ma sono spese di gestione oro. Capito? Quindi, per riassumere, oltre a ricevere il bonus di 50 euro indietro mensile, poi ricevo più grammatura oro in 24 mesi, come dal tuo grafico, quello su 33 mesi. Sì. Ora poi si tratta di vedere, anche io sono curioso, no? Io personalmente, anche per voi, sarei contento se con sicurezza, senza rischi, eccetera, si fa un 10% all'anno, più che contento. Poi c'è il valore dell'oro, no? Poi c'è l'incremento dovuto al valore intrinseco dell'oro per grammo. Quindi sono due aspetti, Sì. sono due cose. Mettono insieme senza rischio, questo devo dire è un mezzo miracolo, anche questo qui. Hanno fatto un lavoro veramente chapeau, come si dice, perché e poi ce l'hanno in esclusiva, immagino. Va bene, grazie. Riguardo ancora comunque, sono qua davanti, per questo ti ho fatto le domande. Allora, il dottor Manca si scusa.
deve chiamare anche altri amici, insomma, che l'ho chiamata anch'io. Si scusa, ma è un momento per problemini familiari, quindi appena possibile contatterà tutti. Abbiate un attimo di pazienza. Siccome, come vedete, prende un'enorme quantità di tempo, sia a me, ma soprattutto a me mi prende magari perché faccio altre cose, però ci vuole un bel po' di tempo poi a fare tutto l'upgrade, no? E quindi anche voi preparatevi quando poi lo chiamate, mettete davanti al computer, concentrati, senza distrazioni, perché ci vuole un pochettino a capire tutto, eh? Abbiamo fatto un'oretta, è passata molto velocemente. Velocemente, buon sabato. Ciao, ciao Stefano, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao Max, ciao a tutti. Altre domande? Ecco, ricordo, come ho già detto, che c'è quello che io so che insomma, molte persone la sentono registrata, no? Questa cosa qui. Per coloro che hanno in passato comprato oro sfuso, cioè io vi ho detto quello che secondo me potrebbe succedere nel momento in cui ci sarà il grande reset, e secondo me succederà perché l'oro è troppo importante per loro, quindi tenerlo, vi a tenerlo in un posto sicuro, sia che l'abbiate seppellito in giardino, sia che abbiate messo una cassetta di sicurezza, l'abbiate in casa. Decidete voi quello che volete fare. Secondo me, l'oro per definizione deve seguire la logica di investitori, cioè coloro che sono all'interno nell'elite, fanno, lo deposito, depositano in Svizzera sotto FF, tutto il loro oro è lì. Ora potete. Ma te che garanzie mi dai che questa è una cosa sicura? Ah, io, ragazzi, ma chi è che vi dà garanzia al giorno d'oggi? Io ormai sono 10 anni che ci metto la faccia. Se questo non è sufficiente per darmi un minimo di credibilità, la consulenza è anche gratis, vi dico, non lo so, andate a fare un giretto. Cioè, non allora, posso aiutare. Se invece si studia, si capisce che molte cose cambieranno in Svizzera per quello che riguarda la salute, la moneta. Immaginatevi, la BIS ha sede in Svizzera. Immaginate. Tutte queste aziende qui non lo sappiamo, ma sono tutte FF. Quindi loro sono completamente scollegati dal governo, sono completamente indipendenti, fanno quello che vogliono. Va bene? Però per quello che riguarda loro, secondo me non cambierà assolutamente nulla ed è il posto più sicuro dove tenerlo. Io sono in contatto con un'azienda che ve lo può stoccare in un FF, che non ha niente a che fare con Avesta, che è un'azienda dell'Istituto Svizzero o un istituto privato, però funziona, lo scopo. Però poi lo stoccano all'interno di un FF. Avete capito? Quindi non tocca nessuno, c'è Interpol, c'è CIA, c'è FBI che può entrare in quei posti. Immaginatevi voi, se c'è la fine del mondo. E quindi la soluzione si è trovata. Io non chiedo niente di consulenza, a meno che uno non mi faccia perdere ore e ore e ore a parlare, che poverino non si fida, perché tanti chiamano, però non si fidano. Allora è inutile che mi chiamate, non mi chiamate nemmeno, sono più fidato. Ascoltate prima un po' di miei interventi. Se poi pensate che sia una persona credibile, mi chiamate. Se no, non mi chiamate nemmeno perché la consulenza è gratis, ma non vuole perdere tempo. A quel punto vi do tutte le informazioni. Se poi voi vi trovate bene e siete contenti, liberi di fare una donazione alla fondazione.
Ho parlato un po' di tempo fa con un signore che mi ha fatto un sacco di complimenti e dice: no, no, ho scaricato anche la trilogia, ti ringrazio. E complimenti. Ora poi faccio una donazione, ci ho parlato un bel po', pensavo che facesse una bella donazione, cioè una donazione. Ma ha mandato 3 euro, che sono quello che attraverso il sito chiedo quando uno che magari non mi conosce, non mi segue e vuole scaricare la trilogia, è ancora il sistema che ho allestito mai 2 anni fa, e c'è da pagare 3 euro, no? E ha mandato 3 euro. Cioè, io non lo so veramente, tante volte bisogna essere un attimino più logici, no? Quello che si fa, perché il tempo costa. Il fatto che una cosa sia, tra virgolette, la consulenza sia gratis, significa che uno deve chiamare per far perdere tempo. Comunque, non preoccupatevi, non drammatizzate. Tutti coloro che hanno comprato oro e vogliono metterlo in sicurezza, la soluzione c'è. Volete tenerlo in Italia? Tenetelo in Italia, non c'è nessun problema. Va bene? Benissimo. Altre domande riguardo a quello che ho detto? Vediamo un po'. L'oro è arrivato a 77 e quello che mi sorprende è che continua a reggere. In genere il prezzo, dopo un po', lo sapete, si stabilizza, no? Fa una punta e poi dopo si stabilizza. Magari quattro ti sentiamo più adesso. Massimo, ti abbiamo di sotto. perso. Invece sta tenendo, è capace che supera gli 80. Quindi Max, arriva via tratti, tutti arriva coloro adesso. che hanno investito, soprattutto dove... Eccoci qua, mi sentite? Sì, ora sì. Grazie. Dicevo, non stiamo a preoccuparci se il palladio, no, anche io ho il 20% di palladio, che me ne frega, lo lascio lì, il palladio, tutti i metalli riprendono di sicuro, non vi state a preoccupare, perché non è che sono un'azione di un'azienda decotta, è una cosa molto diversa, e c'è valore intrinseco, è solo una questione di trend di mercati riguardo all'industria, come si muovono questi grandi gruppi, lo vedete che stanno praticamente adesso ritornando indietro, la Toyota ha creato il motore ad acqua, non punterà più sull'elettrico, la Volkswagen ha già abbandonato l'elettrico, cioè, poi magari tra un anno va su e quando va su in pochi mesi si recupera tutto e come. Puntate sull'oro, dovete essere contenti dell'investimento che avete fatto 5 anni fa, perché 2 o 3 anni fa, ma anche lo scorso novembre. Lo scorso settembre, ottobre, che ha comprato, andate a vedere il prezzo di acquisto settembre, ottobre, novembre, avete comprato, io dico in dollari, a 54, 56, 58. Quanto avete fatto nel giro di pochi mesi? Dovete essere contentissimi. Ecco, questo è frutto anche di tutto lo studio e del lavoro, credo di poter dire, serio e professionale, che è stato fatto non in 6 mesi, ma in anni, eh? Benissimo, allora, ci sono altri commenti, altre cose? In linea di massima è tutto abbastanza chiaro, no? Se avete bisogno di altre informazioni mi chiamate, sapete, io sono a disposizione, rivediamo per bene tutto insieme, ecco. In linea di massima mi sembra che dobbiamo concentrarci sulla L o sulla XL. Va bene? Mi sentite? Ecco, allora io ricordo. Mi sentite? Stefano, mi senti? Stefano, mi sentite? Malissimo. Io purtroppo non vi sento. Ecco. Si Allora, sente scusate un attimo, malissimo. esperienza, eh? Ok.
Allora, visti i problemi di linea, chiuderei qua. Ricordo, mi sentite adesso? Ora sì, ora perfetto. Allora, dicevo, visti i problemi di linea, possiamo, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere qua. Abbiamo detto già abbastanza oggi. Gli appuntamenti sono il lunedì su Fuga dal Pentolone. Alle 20 italiane, e poi il mercoledì, ecco, mercoledì bisogna, soprattutto sull'orma, anche sul piano B, bisogna andare avanti, bisogna andare avanti, essere un attimino più attivi, ecco, più pensare magari un attimino di più. Io sono a disposizione una settimana a maggio e una settimana a giugno, cioè dovrei avere, e quindi via, mi raccomando, che se si tratta di fare soltanto una visita ispettiva, poi andiamo anche verso la bella stagione e insomma, bisogna fare qualche cosa. Scegliete pure quello che volete fare, ma anche se non venite qua, fate qualche cosa. L'importante è, secondo me, insomma, fare, essere attivi, decidere di fare qualche cosa. Benissimo, io vi ringrazio, per la pazienza che, soprattutto chi mi segue ha sempre con me, e auguro buon fine settimana a tutti. Grazie, ciao. Ciao Max, grazie a tutti, buon Okay. weekend.